Eccoci qui con il nostro secondo appuntamento, è la volta di Alessio Chiavetta, l'attuale sindaco della città di Nettuno, che si candida per proseguire con il secondo mandato alla guida appunto, della città. Come con tutti, partiamo con Alessio con una piccola scheda personale. Chi sei, età, qualche curiosità insomma, sulla famiglia, da dove vieni e poi insomma, partiremo con il resto delle domande che abbiamo fatto a tutti quanti i nostri candidati. Vabbè, Alessio Chiavetta penso che sia abbastanza chiaro, 35 anni, libero professionista, da 5 anni sindaco ovviamente, e beh, particolarità, beh, la mia famiglia da parte di mia madre è nettunese, doc, e mio padre beh, di origini siciliane, però è venuto qui che era praticamente, c'era 6 anni, poco di siciliano e molto di nettunese. E particolarità, beh, fatto di questa cosa che dicono sempre che sono di Velletri, no? Tutto nasce dal fatto che proprio perché non c'era posto a Nettuno per nascere, mia madre, piuttosto che farmi nascere ad Anzio, ha deciso di andare a Velletri dove c'era la clinica Madonna delle Grazie, almeno siamo rimasti sempre in tema. Questo è un aneddoto, soprattutto perché questa cosa di nascere a Nettuno è una delle cose che è sempre ricorrente oramai da tantissimi anni, da quando hanno deciso di chiudere l'ospedale, subito dopo che sono nato. Quindi si candida alla guida della città con 5 liste in appoggio. Erano due, se non ricordo male, alla tornata precedente 5 anni fa, dove si presentava con il PD e la lista civica a suo nome. Adesso si è allargato un po' l'ambito, appunto, con 5 liste. Troviamo naturalmente quella del PD, quella della sinistra per Chiavetta, che racchiude il DV, Rifondazione e Socialisti. C'è SEL e due liste civiche. Cosa è cambiato in questi 5 anni, insomma, da questo punto di vista? Ma da questo punto di vista si è allargata la coalizione, come è evidente, a parte l'ordine numerico, ma anche quelle che sono le figure all'interno della coalizione stessa, i candidati. Inizialmente, vabbè, normale il PD è il punto di riferimento, però anche le altre forze in campo comunque sono quelle che hanno aderito in questi anni al programma di governo e che hanno praticamente dato un contributo importante a quello che è la... anche il programma, quello che sarà lo sviluppo poi futuro della città, ovviamente se saremo rieletti, è ovvio che quindi c'è un allargamento, ma io vedo più che l'allargamento in sé di forze politiche strettamente dette, c'è anche un allargamento nella società civile, perché ci sono rappresentanti di vario genere, sia delle associazioni sportive, culturali, musicali, tanti ambiti, e vedo soprattutto tante donne. Non tanto per fare numero, ma ci sono parecchie donne che comunque sono impegnate nei propri settori di appartenenza e che vogliono dare il loro contributo. E molti giovani, questo è un altro dato positivo. Nel corso dei tuoi 5 anni di consigliatura, hai avuto qualche problemino interno col partito. Diciamo che sei partito con 15 consiglieri PD e 3 consiglieri tuoi personali. Sei arrivato alla fine legislatura che questi consiglieri PD, 2 sono passati all'opposizione, 3 sono diventati API, un altro è diventato FLI e quelli che erano di Alessio Chiavetta, sono diventati prima i DV e uno dei quali anche è uscito. Insomma, è stato un problema tenere ferma questa maggioranza o il fatto di queste persone che hanno lasciato il PD hanno comunque hanno fatto in modo che si compattassero meglio gli uomini che restavano con te. Ah, da questo punto di vista credo che anche penso, il momento più difficile che ci sia stato quello di un anno fa quando è stato l'azzeramento di giunta e anche lì poteva essere un passaggio molto difficile e pericoloso per certi versi, dal punto di vista politico, ovviamente dico, non per altro, però lì si è visto che comunque se c'è la volontà politica di governare in maniera sana e corretta la città, poi alla fine le persone si chiudono intorno a un programma, si chiudono intorno a quelle che sono le azioni del governo da fare, perché poi da quel momento si è ripresa un'azione che si era fermata per troppo tempo e che quindi ha segnato il fatto che chi è rimasto fuori o chi si è voluto tenere fuori da determinate cose era perché comunque c'era qualche altro progetto, non a caso li troviamo da altre parti oggi. Quindi anche all'interno, come PD, non come sindaco, come PD, come hai visto questi 5 anni?
Ma guarda, come PD io credo che, essendo la forza di governo più grande, che aveva 15 consiglieri di vario genere, è quasi naturale come cosa, non la vedo così in maniera tragica per certi versi. È naturale che le persone sono esseri umani, quindi ognuno ha il proprio modo di vivere e di vedere quelle che sono le situazioni politiche. È naturale che però uno non debba accettare necessariamente le condizioni che si pongano di volta in volta, e allora lì è normale anche avere la giusta dialettica interna e uscire fuori con quello che è un percorso giusto da portare avanti. Credo che sia questo. Poi lì le diatribe ci sono state, sono sempre state, ma penso che questa sia il sale anche della politica. Penso che non è che a livello nazionale non faccia da esempio, anzi, per certi versi è più tragicomico. Però a livello locale credo che sia anche quasi usuale un qualcosa del genere. Cioè io mi meraviglio più di tanto, perché poi soprattutto a livello locale, Anzio Nettuno, abbiamo visto un po' di tutto e di più, quindi più di tanto mi meraviglio. Rientra più che altro nel gioco delle parti classico. Io entro un attimo nell'intervista, volevo chiedere al sindaco Chiavetta, con il senno di poi, la questione dell'azzeramento della giunta, lo rifaresti? Cioè, secondo te è stato un po' forzato quel rimpasto parziale della giunta? Poi ne avevamo parlato più volte di questa situazione, comunque persone, insomma, assessori di un certo spessore, penso a Andolfi, da Riccardo Ferranti al bilancio, che comunque avevano con te fatto un percorso molto, molto chiaro, molto sentito, a partire dal 2008, a partire dalle primarie di 5 anni fa. Voglio dire, col senno di poi, pensi che poteva essere evitato quel rimpasto che poi ha portato una serie di persone a trovare un'altra collocazione oggi e comunque in fin dei conti ad indebolire anche il Partito Democratico, nel senso che anche magari di loro potranno avere dei voti che oggi il PD non ritrova più, ma possono essere travasati, saranno travasati in un'altra lista, che è quella, una delle liste che sostiene Carlo Fehmi. Dico, chiudendo una linea, tu pensi che ne è stata forzato quel tipo di azzeramento di giunta? Lo rifaresti? C'hai avuto un ripensamento? No, io lo rifarei tranquillamente, perché faccio una domanda al contrario, no? E se quel sentimento, quel percorso che oggi qualcuno sta intraprendendo già fosse partito a suo tempo, magari non nell'esatto momento dell'azzeramento di giunta, ma qualche mese prima, è naturale che poi c'è anche la volontà di capire perché determinati processi a livello amministrativo, alcune cose che erano fondamentali per la città, guardo semplicemente all'urbanistica, si erano accidentalmente bloccate. Nel momento in cui arriva l'azzeramento di giunta e si ritrova la quadra rispetto a quello che è l'equilibrio interno della maggioranza, iniziano a partire tutti i provvedimenti sui pianetti, sui piani particolareggiati, tante altre cose che stranamente per 3 anni e mezzo erano rimasti bloccati, soprattutto nell'ultimo periodo non riuscivano a vedere la luce. Eppure erano già 2 anni che erano stati fatti gli incarichi per poter arrivare alla pianificazione. E questo è un esempio per far capire perché è quello più eclatante. Però ci sono tante altre cose, ma ovviamente queste sono cose che di solito rimangono interne. Ma visto che c'è stato anche un dibattito pubblico, che mi è arrivato tutto, parlo, non è che... Sì, no, ma se ne parliamo, se ne è No, no, parlato. di fuori di quello che si fa normalmente sui giornali, io Se ne è ne parlo parlato anche più in volte. giro, Ah, sento di tutto e di vabbè, più, e chiedo che sia anche giusto chiarire un aspetto, che quell'azzeramento l'ho fatto perché era il momento giusto per farlo. Eravamo arrivati a un punto di non ritorno dove si era bloccata l'azione amministrativa, dove si stava giocando su più tavoli e qualcuno pensava che io non me ne fossi accorto. Ma io ho sempre detto e faccio sempre il finto scemo fino a che mi conviene, fino a che non si creano danni alla città. Poi a un certo punto uno deve prendere anche il coraggio, perché quella poteva essere un'azione che magari mi mandava a casa, non trovavo più la maggioranza, però sinceramente stare in quelle condizioni a farmi, diciamo, rodere dall'interno il consenso, soprattutto quello che era un'azione amministrativa, non ci stava come cosa, soprattutto perché era un danno che veniva fatto alla città. Quindi io lo rifarei volentieri quella cosa. Certo, non è stato semplice. Con quegli assessori che poi tu non hai riconfermato praticamente, che era, insomma, una bella compagine poi fondamentalmente, insomma. Sì, ma diciamo il dibattito interno già era molto più lungo di quello che potete immaginare voi, perché era partito un po' prima. Quindi io ero ben consapevole di quello che facevo in quel momento, non mi è preso un colpo Io ti chiedo una di matto. cosa, ha inciso, te la richiedo oggi dopo un anno e mezzo, ha inciso la
la vicenda dell'inchiesta sul direttore generale, sulla nomina o meno, secondo te, la famosa lettera col quale poi tutti gli assessori prendevano un attimo le distanze, voglio dire, da quella situazione, può aver Ma quello inciso. più che altro era un po' una punta di un iceberg, no? Che alla fine non era neanche tanto quello, perché poi alla fine non crea un qualcosa in sé, ma più che altro perché poi all'atere c'erano tutta una serie di comportamenti che non erano consoni rispetto a quello che era una squadra e soprattutto avevano dato un segnale non tanto sul fatto della lettera, perché poi la lettera ognuno ha, diciamo, la propria difesa perché è personale, ovvio, Certo, no? Uno certo. cerca di creare le condizioni di tranquillità pure per capire come stanno le cose. Però credo che lì il problema era altro, è un problema di ordine politico su altri progetti. E lì si è semplicemente palesata ancora in maniera più forte e a quel punto ho detto qua se non mettiamo un punto a tutta questa situazione non andiamo più avanti e continuiamo a fare danni alla città. Quindi era inevitabile, Era dopo un anno e inevitabile. mezzo dici che era inevitabile, insomma, non c'è strada. Partiamo insomma andando nello specifico, c'è stato un accenno da parte del sindaco Chiavetta sulla questione dei pianetti che si sono sbloccati dopo appunto questo azzeramento di giunta. Noi gli andiamo a chiedere proprio del piano regolatore, insomma, è vecchio di quasi 40 anni ed è arrivato il momento per la città, insomma, che serve assolutamente un nuovo PRG per poter dare un nuovo idea di sviluppo alla città. Sono stati fatti appunto questi pianetti che un po' una macchia di leopardo vanno a sistemare alcune situazioni, soprattutto per quello che riguarda le periferie. Sono stati fatti degli atti propedeutici alla stesura di un vero e proprio piano regolatore di tutta la città. Quindi è arrivato il momento di chiedere qual è l'indirizzo politico da dare a questo piano regolatore, perché poi chiaramente nello specifico è una questione molto tecnica, e quali sono i tempi di attuazione, visto che l'iter è già in qualche modo iniziato. A me fa piacere che almeno questo si sia compreso perché molte volte c'è sempre un po', no, non da parte vostra perché ogni tanto si dibatte di questa situazione perché effettivamente fa 40 anni quest'anno il piano regolatore, quindi Qualcuno mi facciamo una bella torta. faceva notare, dice però guarda che gli indirizzi sono del 68, quindi ancora Sì, è più non è vero, vero, c'è la regione perché del nel 73 73, approvato, ma però ci vogliono 4-5 figli del 68, ma diciamo le quindi nozze d'argento, diciamolo chiaramente. No, effettivamente gli atti che sono stati fatti fino ad oggi sulla pianificazione sono atti propedeutici, la fotografia famosa che ho sempre detto del territorio che serviva per arrivare alla definizione del piano regolatore, perché noi abbiamo quattro scatoloni pieni di studi propedeutici che parlano di viabilità, di ambiente, di scuola, tutto quello che è, diciamo, l'analisi del territorio e come si può, diciamo, intervenire sul territorio. Oggi c'è un video che bisogna, diciamo, metterci lì di fronte e decidere quale deve essere l'indirizzo che bisogna dare alla città, ovvero fare una città dove si continua a costruire in maniera intensiva residenze o se puntare sui servizi, quindi creare anche diciamo, una appetibilità economica per il territorio per far arrivare investitori. L'esempio del McDonald's è in piccolo, però è un esempio importante perché una multinazionale comunque è venuta a investire su un territorio che ha avuto quelle difficoltà. Quindi questo è un segnale importante, ma da lì bisogna ripartire perché comunque anche il piano d'assetto strategico che abbiamo fatto su Via Lamalfa è un segnale per far capire quello che deve essere il futuro di Nettuno, sviluppare i servizi, perché se puntiamo soltanto sull'economia di cantiere, quella che poi dura 2, 3 anni e che comunque dopo finisce, perché comunque il mercato già oggi è saturo, bisogna invece puntare su qualcosa che crea l'economia sul cantiere, ma poi anche un'economia successiva al cantiere. Quello è fondamentale, quindi far arrivare le attività sul territorio per garantire un'occupazione duratura. Questo deve essere, secondo me, l'obiettivo. Cercando di migliorare quello che è il discorso anche della rete stradale, cioè quelli che sono i punti di accesso, i parcheggi, perché poi quello è diciamo, il punto fondamentale di tutto, perché il piano regolatore, se visto solo come case, è riduttivo. Se lo Certo. metti a sistema con tutto quello che diciamo, ne riviene, sull'aspetto dei poli scolastici, poli culturali, poli ambientali, crei comunque una pianificazione reale di tutto il territorio, tenendo conto anche di quelle che sono diciamo, le realtà nuove, i quartieri, perché si è fatto i pianetti, perché c'erano dei quartieri enormi che erano sorti negli anni e che non avevano piazze, non avevano centri di aggregazione, non avevano servizi. È normale che quello poi, dal punto di vista sociale, lo vai a scontare sulla città,
se non tieni conto di questi aspetti. Sono in regione i pianeti, sì. Com'è il rapporto con la regione? Perché c'è stato un po'... la regione ha chiesto dei chiarimenti, credo, insomma, com'è La regione ha mandato una lettera standard, perché ci hanno mandato la lettera con 4 pagine di cose dicendo... per avere... 4 mesi fa? Sì, quello è per interrompere termini, lo facciamo pure noi, perché tutte le pubbliche amministrazioni, soprattutto in un momento di passaggio, perché quello era il momento in cui c'erano le elezioni, e nessuno ovviamente in un ufficio si prende la briga di mandare avanti un iter, perché tu poi hai 60 giorni per adempiere e portare comunque al comitato tecnico regionale, a meno che non interrompi i termini. Allora, che cosa hanno fatto? Hanno mandato una lettera standard dicendo: quando si fanno questo tipo di varianti ci servono tutti questi documenti. Ovviamente noi abbiamo mandato tutto, erano rimasti solo la microzonizzazione sismica, che poi andava direttamente in regione, e il discorso degli usi civici, che anche quelli sono stati portati in consiglio, però già erano, diciamo, a posto, non c'erano usi civici, e infatti l'abbiamo verificato anche 2 settimane fa su regione, che stanno a posto già dal settore ambientale, sono arrivati all'urbanistica. Quindi quella era semplicemente interrompere i termini, che dice, aspettiamo di vedere chi sarà la prossima giunta sì. regionale. Questa è un procrastinare idee. Certo. Parlando di cantiere, mi viene da entrare nella polemica che c'è stata negli ultimi giorni riguardo il cantiere, quello con la C maiuscola del piazzale Berlinguer. Direi con la C maiuscola. Chiavetta dice: sono finalmente iniziati i lavori. E Eufemi risponde: stanno scavando, sì, ma è un'indagine stratigrafica, non vi fate fregare. Chiavetta risponde un'altra volta: insomma, com'è la situazione di questo cantiere? No, mi dispiace che, con tutto che abbiamo spiegato tante volte, pure dal punto di vista tecnico, c'è stato anche l'incontro con l'architetto e con la ditta, che comunque l'architetto ha spiegato tutto l'iter, come è stato impostato, e soprattutto quelli che sono i passaggi fondamentali per arrivare quindi a, diciamo, a completare l'opera e tutto il resto, perché io capisco che è difficile comprendere il project financing, mi dispiace che ci siano degli amministratori che giochino su questa cosa. Per oggi che addirittura riescano a dire che una buca di 4 metri che comunque è già iniziato a, diciamo, a consolidare la parte esterna, adesso chiuderanno anche l'altra parte che era rimasta aperta per continuare a scendere, sia un bluff, io sinceramente non lo so. Io se penso veramente che siamo col principio keynesiano, che scaviamo le buche, poi le ricopriamo, poi le scaviamo, siamo veramente alla frutta. Io credo invece che quella sia un'opera che, tra parentesi, a me la cosa che mi stupisce ancora di più è che chi oggi si mette contro quel progetto è chi nel 1980 col primo progetto di piazzale Berlinguer ci ha vinto le elezioni, ci è andato a fare consigliere, è andato a fare assessore. Questo è il punto, perché se qualcuno se l'ha dimenticato, il primo progetto che abbiamo portato pure in sala consigliare quando abbiamo fatto la presentazione in ottobre è data 1980, io avevo 2 anni, un altro invece entrava in comune in quel momento, e oggi invece dice che quel progetto non va bene. C'è un principio un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde rispetto a questa cosa, e magari ha votato pure a favore dei Gallozzi quando fu al tempo, che devo dire, ossia Gallozzi andrebbe anche dopo 20 anni andrebbe pure rivista sotto un altro occhio probabilmente. Ah, guarda, forse era il problema, io ho visto incredibile, guarda, cioè dopo tanti anni Gallozzi è il famoso parcheggio al sotto, parcheggio sotto piazzale Le Sirene sotto. Praticamente sì, praticamente partiva sì. Dalle mura del borgo fino esatto. Alle sirene sotto la passeggiata, sotto la passeggiata, quindi alla fine ma lì l'unica cosa, perché io mi sono visto tutte le carte, perché io sì, appassionato di storia mi sono visto tutte le carte, tutti i vari passaggi ci sono stati nel tempo. E lì credo che l'unica cosa che era, diciamo, non chiara era l'affidabilità poi della ditta che doveva fare questi lavori, perché dal punto di vista ideale ripeto era un'idea buona, cioè forse ancora oggi, però non riesco a capire oggi chi era fuori di quel tipo sì, di progetti. No, veramente uno magari fa anche un po' autocritica rispetto a quello che si è scritto tanti anni fa, si pensava che magari il parcheggio potesse portare nella zona del centro tante autovetture, poi in realtà ricordiamo che era anche un momento in cui il porto stava nascendo, quindi anche quella era un'incognita. Era il 92, era una cosa, capito, che stava... però devo dire che col senno di poi magari pensare a un'opera del genere, o ripensare oggi a un'opera del genere, non è nemmeno peccato, insomma, fondamentalmente. Ah, no, ma fatta, no, io ti dico, siccome l'ho fatto il parcheggio a Piazzale Berlinguer, credo che sia una cosa giusta. Mi meraviglia chi invece propugnava questo progetto, faceva lo stesso su Gallozzi, oggi dice il contrario. Era un impegno un po' diverso, ecco, sulla questione del parcheggio Gallozzi. Sì, come dici tu, la procedura era un po' farraginosa, la ditta all'epoca non era troppo... E poi comunque era quella pubblica classica, non era project financing. Sì, non quindi era. Non c'era quella garanzia sì, su. Sì, non era una ditta molto, molto autorevole, tra virgolette. Insomma, ci fu una polemica, incatenamento sul lungomare, eccetera.
Però oggi, dopo tanti anni, ripeto, insomma, riconsiderare quell'opera non è peccato. No, 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 infatti insomma, ti posso dire tranquillamente che, vista in un'ottica sana, è un'opera fondamentale. Assolutamente. Noi stiamo ragionando anche all'entrata, all'entrata del comune, cioè proprio lì sotto, macchine sparite. No, ma liberi soprattutto Viale Matteotti, quindi lo rendi pulito. Potresti fare la pista ciclabile che passa lungo, lungo il viale. Una volta che metti i parcheggi sotto, nascondi, ce lo fanno in tutte le parti d'Italia, non vedo perché non dovremmo farlo. Questo è un inciso, chiudiamo, poi magari sarà. Ma tra qualche anno tornerà di moda l'idea. Ma sempre con se manca te. Allora andiamo avanti parlando di turismo. Anche il piano regolatore con i suoi servizi può dare una chiara indicazione di quale deve essere il futuro della città. Il turismo a Nettuno se ne parla da tanti anni, ma non è mai veramente decollato come città che possono definirsi pienamente turistiche, come ci possono essere o in Versilia o alle Cinque Terre o altre parti d'Italia che sfruttano il mare e la città in, in modo diverso. Qual è la proposta concreta che Chiavetta intende portare avanti? Allora, bisogna pensare a due aspetti. Un aspetto riguarda proprio il marketing turistico, che poi diciamo già in parte abbiamo fatto partire con l'iniziativa con la Santa Maria Goretti, che è un'iniziativa secondo me importantissima, perché oltre ad aver messo insieme tre comuni e l'associazione, si è inserita già in un circuito comunque importante di turismo religioso. Protocollo d'intesa, insomma. Protocollo d'intesa, ma adesso c'è stato anche il contratto con la Trek di Napoli, che è un ente di turismo religioso campano. Ah sì, che è a livello nazionale. A livello nazionale. Che gestisce proprio i flussi turistici, sì, ne avevamo già scritto. Che è già inserito il pacchetto di Nettuno, sì, quindi sì. È una cosa, già un passaggio importante. Però questa è una prima pietra su cui costruire un percorso importante. Perché dalle piccole cose bisogna partire per arrivare poi piano piano a quelli che sono gli obiettivi più grandi, perché mai si inizia su queste cose, perché se ne parla sempre di turismo, però bisogna creare qualcosa di concreto e iniziare con quello, e poi credo che gli operatori seguiranno questa strada. Però effettivamente c'è anche un'altra gamba che bisogna mettere, che è quella anche delle strutture. Le strutture alberghiere o strutture ricettive in sé possono passare sia per investimenti importanti da parte di qualcuno che venga a investire, qui il piano regolatore rientra a pieno termine, perché se si danno premi di cubatura a chi viene a investire su questo territorio, è evidente che noi possiamo fare strutture turistiche ricettive, perché naturalmente noi viviamo una concorrenza spietata di tante altre località, quindi bisogna anche creare basi solide e diciamo appetibili per chi viene a investire, perché ovviamente noi siamo ancora vergini da questo punto di vista. E soprattutto rivalutare quello del patrimonio di seconde case che ci sono a Nettuno, che in questi anni abbiamo provato a creare un qualcosa tramite le agenzie, però c'è sempre un po' di ritrosia, perché si pensa ancora a un tipo di turismo stile villeggiatura, perché il patrimonio di seconde case potrebbe essere utilizzato in un albergo diffuso, che se ne parla tanto, però poi effettivamente ci deve essere anche l'impegno da parte degli operatori del settore a trovare le energie e le risorse per investire in questo campo. Diciamo che i proprietari di seconde case sono abituati ancora fino a 10 anni fa, quando c'era il dottore di Roma che anche prenotava due mesi di casa. Siccome dice il sindaco sull'albergo diffuso, io so casi, almeno 3 o 4 casi di persone che hanno seconde case e stanno in rete su internet e affittano, e vengono danesi, russi, svedesi, sì, inglesi, vengono, stanno una settimana nel... c'è bisogno di fare questo cambio di mentalità, proprio, che prima, diciamo, famiglie proprio, prima si affittava per mesi interi, adesso bisogna affittare settimana per settimana. No, di settimana, fanno i fine settimana, è finito insomma il turismo romano di... e c'è richiesta, cioè, perché comunque Nettuno, al di là della tratta ferroviaria che c'ha i problemi che tutti sappiamo, insomma un po' lenta, un po' troppe fermate, però comunque alla fine con un'ora stai a Roma centro, quello che voglio dire, e quindi tanta gente evita la grande città e affitta per brevissimi periodi, sì, settimana, fine settimana. Anche per far venire dei ragazzi qua a Nettuno, comunque non puoi, diciamo, andare a un albergo, perché c'è un costo più alto. Ma so famiglie che fanno... No, qualcuno c'è per fortuna, però deve essere ancora più intensiva la questione, perché se no non riesce a captare tutta l'utenza che può venire, tutti i turisti che arrivano. Chiuso l'inciso, quindi prego, sindaco. E quindi credo che questo sia importante, proprio perché se vuoi puntare su un turismo, diciamo, un po' più massivo, dove ci sono più presenze sul nostro territorio, anziché passare e andare via, quindi farle diventare stanziale almeno uno dei giorni, facendo vedere il territorio, è evidente che non ti bastano le strutture che hai oggi, ne servono altre, quindi devi continuare a costruire su questo e dare, diciamo, un incentivo rispetto a queste cose. È normale che noi diamo gli incentivi, cerchiamo di creare queste condizioni, però ci deve essere anche...
un gruppo di operatori che si mette a ruota e inizia a seguire questa opportunità, che secondo me è un'opportunità enorme, perché già solo con i pellegrini credo che sia qualcosa di importante, sono cifre sostanziose, perché però vanno supportate anche con le strutture, con l'accoglienza fatta in una certa maniera. Questo è fondamentale. Rimanendo nell'ambito del turismo, molte critiche sono arrivate alla tua amministrazione per le spese per gli spettacoli estivi. Che importanza hanno questi spettacoli nell'ambito di una città turistica? Ma una città turistica, se ne è sempre parlato delle estati del passato, l'estate romana o cose del genere, però queste ad esempio sono delle iniziative, delle manifestazioni che secondo me comunque qualificano la città di Nettuno su un palcoscenico più di livello nazionale. E quindi noi ad esempio con gli stadi, con Venditti, con altre, diciamo, altre personalità siamo arrivati anche, diciamo, sui TG nazionali. È evidente che questo serve anche per fare da vetrina, perché Nettuno per molto tempo è passato per altre, diciamo, per altre vicende sulle cronache nazionali. Oggi è il caso che comunque si rivaluti la nostra immagine attraverso anche le iniziative, non penso solo agli spettacoli, penso a tutte le iniziative sportive che sono state fatte in questi anni, legate al baseball in particolare, sono iniziative fondamentali per rilanciare l'immagine positiva della città, perché se no giustamente diventa più una cronaca nera e basta Nettuno. Credo che questo non sia giusto per i cittadini di Nettuno, che nella stragrandissima maggioranza sono persone normali, serie, tranquille, che vogliono magari vivere in maniera serena la propria città, non passare sempre per qualcos'altro. Allora, cambiamo argomento e andiamo a parlare di occupazione e di lavoro. Come ripeto tante volte, lo dico spesso ai candidati che mi trovo a intervistare, bisogna togliere un po' dalla testa delle persone l'idea che l'amministrazione comunale possa essere un ente che dà lavoro, che fa l'agenzia di collocamento, quindi non è neanche giusto che si bussi alla porta del municipio per dire voglio lavoro, pretendo lavoro, però quello che può fare l'amministrazione comunale è creare delle prerogative, creare delle basi su cui poi il privato, comunque il mercato del lavoro, possa svilupparsi al meglio. Quali strumenti pensa Chiavetta di poter mettere in atto proprio per far sviluppare questa cosa? A parte tutto, secondo me, come dicevo prima, dal piano regolatore, perché il piano regolatore ad oggi ha esaurito, dopo 40 anni giustamente, ha esaurito tutte quelle che sono le aree poi destinate alle attività produttive. Ricordiamo, scusa se ti interrompo, contenuto il PRG del 73 non è neanche stato poi rispettato, quindi oltretutto anche l'idea del PRG del 73 poi nel corso degli anni è diventata tutta un'altra cosa, vediamo strade che si concludono davanti a un muro e cose del genere. No, ma se uno pensa semplicemente alla viabilità, questo faccio un piccolo inciso a parte, se uno pensa sulla viabilità ci sono state delle scelte che hanno mozzato Nettuno in maniera impressionante in alcuni punti, è tutto il nodo di come liberare il traffico del centro cittadino, doveva passare per Santa Barbara, via delle Calcare e scendere giù per via Diaz qua dietro da voi. Lì praticamente hanno costruito di tutto e di più. C'è una scuola di traverso. Non solo, la scuola arrivava dopo. ci sono un bel po' di palazzi che sono stati costruiti prima, anche la scuola degli anni 90, quindi diciamo tra gli anni 70 e 80 hanno fatto un po' di tutto e di più. Ma anche la stessa via Diaz, doveva continuare su via La Malfa, ma doveva andare dritta. Ci sono state delle scelte dettate da altri interessi che hanno cambiato, modificato questo che era, diciamo, un piano regolatore che aveva una logica, aveva una ratio. Naturale che oltre a quello tante cose sono cambiate, anche il discorso delle zone destinate ai servizi privati. Le zone destinate ai servizi privati sono fondamentali perché poi sono quelle dove vanno a inserirsi le attività produttive. Se oggi tu hai una difficoltà per trovare gli spazi per inserire una grande distribuzione o un cinema o altre attività di questo genere, è evidente che dipende soprattutto dalle scelte di consumo del territorio su determinate cose che poi alla fine non hanno poi portato un beneficio economico diretto, e da lì il problema dell'occupazione viene a caduta, perché nel momento in cui si blocca quella che è l'economia edilizia fine a se stessa, perché poi c'è anche un fermo del mercato per problemi di liquidità, di credito, è evidente che poi lì finisce tutto il resto, non soltanto le ditte ma anche tutto l'indotto, tutti gli artigiani, e non è di poco conto questo aspetto. Soprattutto credo che una città debba puntare, come dicevo prima, su quelle che sono delle attività che creano un'occupazione duratura nel tempo, che non finisce con il cantiere stesso.
Questo credo che lo strumento del piano regolatore è importante, perché se tu crei le opportunità e porti delle attività su questo territorio, allora hai anche la capacità di muovere l'economia stessa. Se no rimane sempre tutto fermo e poi non credo ci sia la possibilità di dare risposte in altro senso. Legato al discorso del PRG e del turismo c'è anche quello dell'ambiente. Quali sono le proposte della salvaguardia ambientale, eventualmente quelle sulle energie alternative? Ma sulle energie alternative noi già abbiamo in parte investito su quelle che sono il solare, e credo che sull'ambiente ci siano più, diciamo, più assi di intervento. Sul solare bisogna incentivare quello che è l'utilizzo sul territorio e con le strutture pubbliche. Poi un altro aspetto che secondo me è fondamentale è legato alla gestione dei rifiuti, perché oggi è quella che secondo me è fondamentale anche per la crescita della città, oltre che per il miglioramento delle condizioni ambientali stesse. Se uno pensa già al discorso del porta a porta, è un qualcosa di innovativo che punta a ridurre in maniera consistente quello che è la produzione di rifiuti. L'obiettivo che noi ci siamo posti, che è di lungo termine, nel senso che si attuerà nei prossimi anni anche, è quello della chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio. Quindi arrivare a un centro di pretrattamento e a un centro comunque di riduzione ulteriore del rifiuto, non arrivare in discarica. È ovvio che tu devi partire oggi, come dicevo prima, anche da quella politica dei piccoli passi. Se oggi tu non inizi bene una raccolta differenziata, non puoi arrivare a un centro di pretrattamento, sarebbe inutile. Quindi oggi tu devi fare in maniera forte, così come già iniziata, e credo che questo sia un ottimo risultato da parte di tutti quanti i cittadini, arrivare a ottime percentuali per quanto riguarda la differenziata e quindi ridurre consistentemente nel tempo quella che è la frazione che va poi, diciamo, in differenziato, che va in discarica. Quindi hai un risparmio. Un risparmio enorme, perché se tu poi oltretutto fai il pretrattamento e riduci ulteriormente e tiri fuori altri materiali che oggi lo deleghiamo ad altri impianti, costretti anche dalla regione fino ad oggi, credo che invece quello possa portare ulteriore ricchezza, oltre a occupazione, creando addirittura una centrale che poi vada a ridurre totalmente il rifiuto. Ce ne sono di nuova generazione, soprattutto sono sicure, ma io penso che la gestione deve essere diretta del comune su queste cose, perché ci deve essere il controllo, ci deve essere il guadagno per il comune, per i cittadini. Quello vuol dire necessariamente avere un servizio migliore, un ambiente migliore e la riduzione delle tasse, perché nel momento in cui il servizio costa di meno, noi dobbiamo arrivare a copertura solo di quello, e certo, quindi diminuendo il costo del servizio diminuiscono anche le tasse. Questo penso sia l'obiettivo primario. Le critiche maggiori che ti sono arrivate nel tema ambientale sono quelle riguardo la gestione del Palasucci. Sì. Cosa hai sbagliato in questi anni nella gestione del parco e come hai intenzione di modificare la cosa, perché effettivamente le condizioni attuali del parco non sono ottimali? Ma le condizioni del parco, noi abbiamo, diciamo, risanato tutta una serie di aspetti che riguardavano il parco, perché un intervento massiccio sul parco richiede comunque un investimento importante. Noi abbiamo fatto, diciamo, messo a posto quel ponticello che era praticamente pericolante, era chiuso perché inagibile. È stata data una sistemazione a tutta la piantumazione in giro per la città, perché ad esempio sul discorso della piantumazione c'erano tantissimi alberi che erano morti, e questo non si sa, però lo dico io tranquillamente, e si reggevano semplicemente sul fatto che non erano state potate negli anni le chiome degli altri alberi, e quindi ovviamente li tenevano in piedi. Questa è una realtà. Però interventi del genere, dopo tanti anni di poca manutenzione, comunque hanno richiesto degli interventi comunque che hanno avuto dei costi. Credo che noi su quello dobbiamo puntare, ma dobbiamo puntare nel momento in cui si sblocca la situazione della piscina, quindi si dà una sistemazione generale a tutta l'area, perché lì io penso che si debba rifare tutta la recinzione. Bisogna mettere l'illuminazione, perché sennò è difficile anche presidiare. Le telecamere è fondamentale, perché poi gli atti vandalici vanno, diciamo, controllati da questo punto di vista, e credo che questi siano una serie di interventi. Poi lì sulla gestione vedremo come arrivarci, però io credo che ad oggi abbiamo fatto la manutenzione ordinaria, che è quella che serviva per, diciamo, renderlo agibile. Naturale che, come dico sempre, la coperta è corta. Qua se uno si gira all'interno di un comune con tutto quello che c'era da fare, è naturale che uno deve cercare prima di tutto di bonificare e risanare determinati aspetti,
E poi si può arrivare a un investimento più complessivo su tante cose. Io se mi metto dalla parte del cittadino vorrei fare 2 giorni di elenco di cose che non mi vanno bene, di cose che vorrei per la mia città. Però poi ti metti dall'altra parte della scrivania e ti rendi conto che la coperta è corta e devi decidere come intervenire sulle questioni. Allora, due domande. Ci sono delle domande arrivate dagli ascoltatori. Prima Davide. La prima è arrivata da Marco Bordacconi, membro del Comitato Acqua Pubblica del 2021, e sottolinea il fatto che il PD nel referendum sulla gestione pubblica del servizio idrico si schierò a favore dei sì. E per questo voleva avere spiegazioni sull'immobilismo della vostra giunta, secondo naturalmente Marco Bordacconi, su questa problematica, e se Alessio Chiavetta nel prossimo mandato vuole iniziare o meno un percorso che possa far tornare ad una gestione pubblica e partecipata dell'acqua pubblica, servizio idrico. Sì, sì, ma guarda, tranquillamente già ho risposto a Marco Bordacconi, perché è venuto pure quando c'è stato il consiglio comunale convocato appositamente solo sull'acqua, perché ritenevamo giusto approfondire questa tematica, soprattutto perché il referendum, io ho votato convintamente sì, ero uno di quelli che ha vinto il referendum, però sono stato l'unico forse che subito dopo il referendum ha detto quello che era l'effetto reale di quel referendum, ovvero zero. Allora, una delle cose che mi ha sempre dato fastidio è quando si prendono in giro i cittadini, perché se si parla di quei referendum purtroppo non avevano alcun effetto per come erano stati formulati. Se avessero chiesto l'azzeramento della legge Galli, io sarei stato d'accordo che avevamo ottenuto un grande risultato, ma siccome hanno richiesto di tutto tranne che quello, è evidente che tu hai veramente fatto un'azione, diciamo, dal punto di vista politico importante, perché hai avuto un risultato forte, però quello poi doveva essere supportato da ulteriori interventi in sede legislativa, in sede referendaria reale, con l'intervento sulla legge 36. Il problema è che anche chi è venuto in consiglio comunale a, diciamo, a propugnare la loro causa, neanche se era letto il referendum. Questo era il problema. Lì è stato abbastanza difficile riuscire a discutere, perché poi è evidente che è una materia talmente complessa che non è così semplice. Non a caso chi fa di questa battaglia il proprio diciamo, vessillo, tipo Aprilia, oggi, proprio perché c'è una legge che comunque li costringe, hanno ceduto gli impianti e non hanno potuto di nulla. E comunque si fanno fare gli investimenti dall'acqua latina e dal lato 4. E ci sono tutta una serie di cose che comunque cozzano con quelle che sono delle dichiarazioni propagandistiche, e che a me stanno bene, però io sono sempre molto realista. Io al cittadino non posso dire sì, abbiamo vinto la battaglia sull'acqua, adesso non si paga più l'acqua. Io capisco che è facile dire così, è semplicistico, o potrei fare come altri comuni che magari si fanno pagare sul proprio conto corrente le bollette, e credo che questo sia un danno enorme alla comunità. Però bisogna anche intervenire in maniera seria e concreta rispetto a queste situazioni. Io ho cercato di spiegarlo in quella sede, perché poi io dissi: guardate che con quella che è la riforma che è stata fatta a livello nazionale, è l'autorità garante che oggi farà la tariffa. Quindi oggi voi, per quanto può essere, bisogna fare un'azione forte come comitati di acqua pubblica sull'autorità garante. Non è stato fatto nulla, nulla, e non a caso quello che ha partorito l'autorità garante è qualcosa che oggi contestano i comitati dell'acqua pubblica. Però l'autorità garante è quella che oggi ha il, diciamo, il boccino rispetto a questa situazione, e quindi l'azione politica non era più sui comuni, ma era un'azione fondamentale da fare sull'autorità garante. Perché non si è fatto questo? Perché non si è fatto un referendum reale su quello che è il problema? L'azzeramento del servizio idrico integrato così come è stato costruito dalla legge Galli, ovvero la 36 del 94 e la 6 del 96, perché qualcuno neanche sa quale sono le, la 6 del 96 è la legge regionale, quella che ha definito gli ambiti territoriali, che neanche quelli sapevano certe volte. Quindi io, con tutta la buona volontà, io vado nello specifico, c'è una normativa che purtroppo costringe a stare lì. È evidente che noi dobbiamo fare di necessità virtù e spingere perché ci siano gli interventi sul territorio, e soprattutto non si vadano a vessare i cittadini. Per questo la moratoria, di controllo. Sì, la moratoria sull'acqua, il discorso dello sportello acqua. Noi ad esempio abbiamo fatto anche il fondo sociale per le famiglie che stanno in difficoltà, e hanno avuto accesso più di 400 famiglie l'anno scorso. Sono 3 anni che lo facciamo con fondi comunali. Questo non è di poco conto, però sono azioni reali che puoi fare in base a quella che è la normativa esistente. A me la battaglia va benissimo, se vogliamo riprendere una battaglia, io sono stato il primo a dire togliamo i consorzi di bonifica, azzeriamo la legge Galli, io sono il primo a dirle queste cose, però il problema qual è? Che ci deve essere un'azione
concreta e reale da parte anche dei comitati di acqua pubblica, che devono arrivare a, diciamo, concepire un'azione reale dal punto di vista normativo, perché sennò noi siamo sempre vincolati, esiste la legge, noi ce la siamo inventata noi, però bisogna rispettarla, non si può essere fautori della legalità. C'è un'altra domanda, me l'ho consegnata sul foglietto. Torniamo su Piazza Berlinguer. Stefano chiede al sindaco se c'è l'autorizzazione, se ci sono tutte le autorizzazioni, i permessi per costruire il parcheggio. Ti attocci? No, Stefano, non credo, non so, ma è possibile pure. Ma. No, Stefano, ecco, ci ha telefonato di redazione, ha chiesto questo, se ci sono tutte le autorizzazioni, i permessi, perché se ne era discusso, se era un po'... Ma allora, sono arrivate le autorizzazioni praticamente, vabbè, i permessi, quelli deve dare ovviamente il comune rispetto a tutta una serie di passaggi, anche di pareri che vengono rilasciati dai vari enti, che poi, naturale, noi non siamo tutti gli enti, perché poi Vigili del Fuoco hanno un suo percorso, il Genio Civile ha un suo percorso, la sovrintendenza archeologica un altro, e coi tempi loro, perché giustamente non si può forzare la mano, però quelli che servono oggi per arrivare a quello che si sta facendo ovviamente ci sono tutti. È naturale che, quello è stato anche spiegato durante l'incontro con gli operatori del settore, che oggi stiamo alla chiusura della progettazione definitiva, e quindi è quella, diciamo, strutturale poi effettiva. Nel momento in cui si va a fare quell'esecutiva è più architettonica, però si farà nel giro, diciamo, di giugno. Però oggi bisogna iniziare gli scavi, perché uno, bisogna iniziare a scendere e quello che è vedere il consolidamento effettivo del terreno sottostante, perché poi va fatto a gradi, e questo è un'analisi necessaria, un po' come quell'archeologica la devi fare solo in presenza di un archeologo, perché se tu scavi prima e gli mandi le foto ti denunciano pure, un piccolo particolare. Però queste cose, ad esempio, io non le conoscevo, perché di solito mi occupo di un altro settore. Però effettivamente, siccome mi hanno costretto a studiare un po' tutte le varie procedure che servono per un project financing, ovviamente essendo legato alla progettazione, alla ditta che deve realizzare l'opera, e soprattutto è quella che poi si prende la responsabilità di quella progettazione, perché se sbaglia paga lei i danni eventuali. Quindi la stanno facendo secondo quelli che sono i crismi e i tempi giusti. E quindi quello che si sta facendo oggi... Quindi l'autorizzazione per quel tipo di escavo ci sta, certo, questo che, sì, che tu dici, insomma... Sì. E stiamo in fase di progetto definitivo. Che sia rimasta qua. No, siamo in fase di progetto definitivo, però, come dicevi. Sì, veramente hanno chiuso il progetto definitivo. È rimasto veramente c'era solo qualche problema a Palatina, perché poi qualcuno non è tanto celere a mandare i progetti, stranamente, e soprattutto sul territorio. E, però, ad esempio, vabbè, questa è una questione che poi vedremo a parte. Però ad esempio chiusa quella fase, poi ci sarà il discorso della parte diciamo esecutiva, però dell'opera proprio, insomma. Praticamente è iniziata, cioè nel momento in cui abbiamo chiuso a ottobre effettivamente è iniziata l'opera in sé, perché il problema qual è? Che tu comunque devi fare tutta una serie di indagini reali, perché quello che è stato fatto, i canotaggi a suo tempo sono stati fatti in progettazione preliminare e che prevedevano una serie di canotaggi, ma non sono esaustivi di tutta quella che era cosa, così come il discorso dell'indagine archeologica, non la fai tu in fase preliminare, viene fatta in fase successiva, e proprio perché è un, diciamo, è una serie di interventi che vengono fatti dal momento in cui si dà, diciamo, affidamento a quello che vince la gara, non al promotore, sì, che poi dopo il promotore vince la gara nei 90 giorni, quindi a bando europeo, a quel punto inizia tutto un iter particolare, ma che è definito dalla legge, e quindi è naturale che queste cose sono cose previste, poi io capisco e hanno i loro tempi, insomma. Sì, se fosse arrivata la cosa, la relazione archeologica, anziché il 31 marzo arrivava il 31 gennaio, da dicembre noi magari questo scavo l'avevamo fatto già due mesi fa, cioè, per logica, semplicemente quello, che tu non poi inizi a scavare una parte dove la sovrintendenza comunque ancora ti deve lasciare il permesso, no, il nulla osta, sarebbe un attimino pericoloso in quel caso. Arrivata un'altra domanda dai social network. Sì, allora, da Claudio, voleva sapere il problema delle rotonde provvisorie, quando verranno completate? Questo, insomma, diciamo che quella di via di Crocio con via della Liberazione è in fase di... Hanno iniziato oggi i lavori, hanno iniziato oggi per... Via La Malfa invece? Allora, via La Malfa, cioè via La Malfa, poi ci sono anche altre due rotonde che dovranno sorgere in via sperimentale, perché le rotonde comunque sono quelle che hanno risolto anche gran parte del problema del traffico e soprattutto ci hanno tolto il costo degli impianti semaforici, che sono delle cose impressionanti, soprattutto perché costano l'ira di Dio.
E soprattutto una rotonda costa di meno se non ci metti una fontana come bei vecchi tempi, perché la manutenzione è esagerata quando c'è una fontana. Però quelle che ci siamo trovate ci siamo tenute. E allora, quella di, diciamo, via Liberazione, vicino al santuario, per capirci, quella hanno iniziato in questi giorni i lavori, sistemeranno poi anche quella di via La Malfa, e poi ci sono altre due rotatorie che sono previste, un'isola di traffico davanti alla Divina Provvidenza per cambiare la viabilità, e un'altra all'incrocio fra via Gramsci e via Le Mencacci. Scusa, sono veloce. Però naturalmente noi cerchiamo di metterle, diciamo, un ordine di tempo giusto per evitare che la poi si vada di via Le Mencacci. Via Le Mencacci, via Gramsci, che ad esempio lì c'era il semaforo, tolto il semaforo, il traffico. Recentemente Casa Pound ha messo un drappo in cui chiedeva una regolamentazione. Vabbè, un po' di folklore, diciamo. Abbiamo parlato con l'Italia. Quella in fondo a via La Malfa, se non, correggimi se sbaglio, uno dei pianetti vari passati in consiglio, l'accordo di programma, prevede lo sfondamento di via La Malfa verso il quartiere di Greta Rossa. Quindi questa rotonda verrà fatta, però pensando già a un eventuale questa è una rotonda simile a quella che sta a San Giacomo, sono quelle smontabili, quindi si possono recuperare in qualsiasi momento. Quindi facciamo delle cose che sono anche dal punto di vista economico intelligenti per certi versi, perché poi lì c'è quel progetto che, tra parentesi, quella previsione di apertura della strada verso Conserico sì. È dell'87, 88, qualcosa del genere, sempre cose recenti, noi stavamo alle elementari, però sono rimaste sempre sulla carta e in quale cassetto nascoste. Quindi quello ad esempio è un progetto importante che è stato portato avanti in Consiglio Comunale, adesso sta in Regione e bisogna vedere la Regione che cosa farà. Però ad esempio quello darà una diversa sistemazione alla viabilità di quella parte, e soprattutto ci saranno altri parcheggi in quella zona e un terreno che è destinato comunque a servizi pubblici. Però lì potrai rivedere un po' tutta anche la viabilità di via Ponzerico, che comunque ha una difficoltà un po' per quella che è la grandezza della strada, un po' perché comunque lì passano diverse persone che vanno poi nelle diverse scuole lì attorno, quindi è fondamentale e strategica quella. Allora, abbiamo chiuso con le domande, passiamo a un'altra domanda di quelle previste da noi. Ripeto ogni volta che è una delle più domande più interessanti, perché l'argomento è particolarmente odiato dai cittadini. Parliamo di IMU. Sì. L'amministrazione ha deciso per il momento di lasciare l'aliquota per la prima casa al 4, che era quella di base dello Stato, e portare quella della seconda casa al 9,9 per mille. Considerando che ad oggi il governo sembra orientato verso l'abolizione quella della prima casa, ma non si sa poi quanto girerà alle amministrazioni locali, perché potrebbe anche togliere quella sulla prima casa e dimezzare la cifra da dare alle amministrazioni locali. Quindi la ragioniamo molto poco in concreto, perché senza avere i numeri davanti è impossibile farlo, però l'intenzione è quella di ritoccare queste tariffe, se possibile farlo da parte dell'amministrazione. Allora, nel nostro progetto iniziale, siccome questa è una delle cose che dico sempre, noi stiamo sempre con la camicia gelata ogni volta che il governo mette mano alle manovre finanziarie, perché l'anno scorso, alla fine dell'anno, hanno detto che comunque la seconda quota che veniva veramente presa dallo Stato dell'IMU sulla seconda casa, sugli altri fabbricati, sarebbe stata lasciata, diciamo, nella disponibilità degli enti locali. E quindi lì ti aprivano spazi di manovra anche per la riduzione sull'aliquota, diciamo, quella ordinaria. Ovviamente, come al solito, io facciamo il segno della croce, perché non si sa mai cosa succede, e in effetti puntuale come la morte è arrivato un ulteriore intervento sulla tassazione, che ha definito adesso che l'IMU sulla prima casa viene sospesa fino a settembre per verificare quali sono le condizioni. Ovviamente questo è un aspetto che, diciamo, visto dall'alto può essere semplice, perché è semplicemente uno spostamento temporale di un incasso rispetto a quello che è un quadro di equilibrio generale del bilancio dello Stato, più o meno. Il problema è che comunque crea dei danni agli enti locali, non a caso c'è stata subito una levata di scudi, perché se vai a toccare semplicemente la prima casa è evidente che crei un problema, un buco sulla cassa, e lo sposti a settembre, quindi crei un problema nella programmazione finanziaria che c'è stata dell'ente.
Io credo che lì noi vogliamo mantenere quelle che sono le cifre, anzi noi volevamo ritoccare, come dicevo prima, quella del 9,9, ci siamo tenuti sempre al di sotto del 10 per 1000, perché credevamo che abbiamo avuto questa convinzione di mantenerci il più possibile stretti rispetto anche agli altri fabbricati, perché non si poteva andare oltre, partendo dal fatto che non è il 9,9 perché la metà se lo prende lo Stato, quindi questo è un aspetto che non viene mai preso in considerazione, però effettivamente è quello. Ovviamente adesso stiamo aspettando, perché adesso venerdì ci saranno i decreti, ci faranno capire forse quello che succederà, perché già era uscito diciamo, l'ipotesi la fine settimana scorsa, dove parlavano di questo rinvio a settembre senza nessuna compensazione. Poi ovviamente qualcuno mi ha fatto notare che forse c'era un piccolo problema in tutti gli enti locali, per 8.000 comuni in Italia, è lì, e quindi aspetteremo questi che sono i nuovi provvedimenti. Io ho sempre detto, noi pensavamo che l'anno 2011 era un anno orribilis, perché avevamo fatto quattro manovre finanziarie, diciamo, chiamate finanziarie vere e proprie, altre, diciamo, stabilità, crescita, cose Nascoste, va. strane, salva, siamo salva. E invece nel 2012 ne hanno fatte 6, quindi io non so se è tendenziale la crescita, quest'anno ne faranno una decina. Diciamo che è sempre più difficile fare un bilancio preventivo per un ente No, ma noi infatti locale. volevamo fare a fine 2011 il bilancio preventivo 2012, eravamo pronti, poi è arrivato il governo Monti, ha messo l'IMU, ha stravolto totalmente la parte delle entrate e ci ha messo nella condizione di dover rivedere tutto quanto. Non a caso poi sono arrivati tutti i bilanci al 31 ottobre, anche oltre alla salvaguardia degli equilibri, cioè stavamo alla follia più pura. Allora, ci avviciniamo verso la fine di questo incontro. Una penultima domanda, insomma, la penultimo intervento che facciamo fare al sindaco Chiavetta. La domanda normalmente è: se fossi eletto sindaco, diciamo, se fossi rieletto sindaco e ti dicessero che puoi fare una sola cosa del tuo programma, quale faresti? ovviamente il piano regolatore, per tutti i motivi che ho detto prima, perché comunque nel piano regolatore, per come viene, come lo intendo io, e quello che può essere come strumento reale di sviluppo del territorio, è quello che poi dà risposta su tanti settori. Che se uno pensa anche al discorso dei poli scolastici, questo ne abbiamo dibattuto diverse volte in consiglio, che va a razionalizzare la rete poi diciamo, della rete scolastica in sé. È naturale che tu dai una sistemazione diversa alla città, dai una razionalizzazione alla città, cioè il piano regolatore, se declinato nella giusta maniera, riesce a dare risposte su tanti ambiti, su tanti settori. Per questo dico, non pensare soltanto all'edilizia, ma vista veramente come urbanistica, può dare una risposta alla città e creare le condizioni per lo sviluppo economico e sociale della città stessa. E credo che quello sia il punto più importante. Soprattutto perché le basi già sono state gettate. Allora, non rimane che sentire l'ultimo intervento di Alessio Chiavetta, un appello finale ai cittadini del Tuno, a tutti i votanti alle prossime elezioni del 26 e 27 maggio. 5 anni fa partivamo con lo spirito di prenderci il nostro futuro, e credo che dopo tante azioni importanti, tipo 21 servizi, parcheggi, quello che è stato anche rimettere in sesto la città e farla ripartire, perché oggi le opere che si stanno facendo con le risorse nostre, quindi dobbiamo essere orgogliosi come nettunesi di esserci risollevati, di esserci ripresi il nostro futuro. Oggi dobbiamo continuare su quella strada. Abbiamo tanta strada ancora da fare, sono tantissime cose ancora da fare, ma credo che seguendo quello che è il percorso che in questi anni si è tracciato, si andrà avanti in maniera serena e soprattutto si daranno veramente delle basi solide alla nostra città per il futuro. Io guardo oltre il mio mandato e l'eventuale mandato successivo. Bisogna guardare a 20-30 anni, non si può limitare l'azione politica di una persona che crede veramente nella politica, così come dovrebbe essere, in un'azione che finisce col proprio mandato elettorale, che deve riscuotere un consenso fine a se stesso. Deve fare qualcosa che serve veramente per la città e lasciarla a chi verrà dopo di lui e soprattutto alle giovani generazioni. Dare una speranza diversa rispetto a quello che abbiamo ereditato noi, che sinceramente non è stata una cosa molto degna di nota, anzi, abbastanza indecente. Ok, ringraziamo il sindaco e candidato sindaco Grazie. Alessio Chiavetta. Diamo l'appuntamento tra pochi minuti con successivo candidato che sarà Gianni Molinari ai nostri microfoni. Grazie a Arrivederci. tutti.